tra gli ospiti graditissimi che ci sono venuti a trovare in questo Shark Bay, Matteo Impagliatelli, detto il Burbero, lo conoscete tutti, lo conosciamo noi, però magari vogliamo conoscere qualcosa che qualche volta non esce fuori del Matteo, quello che c'ha il cuore che batte, eh? Beh, prima di tutto vi ringrazio, io sono un abitué dello Shark, perché per me è più che un torneo, un incontro di amici. Ci vengo ben volentieri, anche se rispetto a tutti gli altri penso che questa volta mi è costato più di tutti, perché i dei me li sono fatti quasi tutti. E naturalmente mi è andata male, ma sono contento lo stesso. E che ti devo dire? Gli schemi miei sono quelli, perché io ogni qualvolta che partecipo ai tornei, diciamo, non faccio altro che allargare la mia cerchia di amicizie, e questo poi mi consente anche nel sociale di fare quello che faccio, perché ogni torneo si allunga sempre la lista dei famosi burberini da cuore d'oro, e questo mi riempie di gioia. Sono contento, sono felice di partecipare. Ecco, in particolare mi sembra quest'estate c'è stato un evento in particolare dalle tue parti. Sì, l'evento che c'è stato, ho fatto la seconda edizione nazionale, che si chiama Dona un sorriso. Allora, l'anno scorso abbiamo raccolto 5.205 euro, di preciso, tutti devoluti, perché ogni qualvolta che organizzo questo evento già si sanno i benefattori, chi sono. Praticamente quest'anno è andata meglio, abbiamo raccolto 8.200 euro, cioè più dell'anno scorso, di cui la maggior parte sono stati già bonificati a 2-3 famiglie particolari che io poi pubblico sempre su Facebook. E poi sono riuscita a ottenere da una banca locale, la BBC locale di San Giovanni Rotondo, 2.000 euro di buoni di consumo di beni di prima necessità. Praticamente consiste in questo: sono dei buoni già pagati che io vado in giro, oppure le famiglie che io già ho e alcuni che mi segnalano gli amici, vado là, mi rapporto alle esigenze, gli do un buono. Questi buoni sono tutti di 50 euro cada uno, allora in base, diciamo, al nucleo familiare, a chi gli danno due, a chi gli danno tre al mese o alla settimana, dipende dalle esigenze. Sono in pace con me stesso, con la mia coscienza. Sicuramente ti fa piacere essere conosciuto, ma soprattutto ben voluto da tutti. Certo, non solo mi fa piacere, e poi c'è un motto, diciamo, che mi è venuto spontaneo dal Burbero, che più si dona, più si vince. Perché non so se tu lo sai, io dal 12 di giugno, dalla tappa che ho iniziato a Malta, del PPT, ho fatto quel primo tavolo finale, sono arrivando sesto, poi ne sono succeduto un'altra e quattro tavoli finali. Praticamente ogni domenica ho fatto cinque tavoli finali, per cinque domeniche consecutive, di cui quattro all'estero e uno in Italia. Sono particolarmente felice perché non solo mi sono privato da questo montepremio, penso di aver superato anche il 20% nel donare, diciamo, di queste mie vincite. Questo, diciamo, mi fa stare non meglio, mi sta a fare benissimo, bene. L'unica cosa che mi manca, ecco, diciamo che un tuo amico mi ha mandato un modesto contributo e sono felicissimo. Io spero che l'organizzazione, proprio come Shark, pure voi, diciamo, una bustarella non è che fa male. Naturalmente io poi vi dirò a chi è che vanno, così riceverete, diciamo, direttamente poi i ringraziamenti. Attualmente sto seguendo un caso particolare di un bambino straniero che praticamente è nato con metà cervello. Gli mancano un sacco di funzioni motorie, è una situazione veramente particolare. Poi è iperteso, praticamente una volta che si sveglia sto bambino non si ferma più, è come un diesel, si mette in moto e non si ferma più. Siamo riusciti a mandarlo a fare una terapia particolare in Inghilterra, il bambino pare che sta un po' più tranquillo rispetto a prima, detto dai genitori, perché io non è che ci vivo con loro. I ringraziamenti che fanno su Facebook, questa la famiglia si chiama Dennis, il bambino si chiama Javier, tutto pubblicato,
quando fanno il ringraziamento lo fanno non solo al burbero, in quanto il burbero rappresenta un po' tutti i burberini, ma tutti gli italiani. È una cosa bella. Una curiosità, come è cominciato tutto questo? Allora, stai toccando un brutto tasto, Tutto questo è incominciato da me, Allora, io ho una malattia rara che si chiama ittiosi Arlecchin. Io ogni 24 ore mi squamo come un pesce. Se ne volete prova, io non, a buttarmi giù i pantaloni ci metto nulla. Cioè praticamente io mi squamo, indipendentemente dal viso, dalle mani, che mi metto delle creme eccetera, però se io mi alzo la maglia, poi mi tiro giù i pantaloni, vi rendete conto. E praticamente per me è stata una sofferenza atroce dalla nascita, in quanto questa malattia non si conosceva. Pensi che sono andato a scuola all'età di 10 anni, la prima elementare l'ho fatta a 10 anni, non ho fatto le scuole materne perché mio padre ha denunciato l'istituto scolastico perché non mi accettavano in quelle condizioni. I bambini vicino a casa non giocavano con me, in quanto non è che loro non volevano giocare con me, erano i genitori che li obbligavano a stare lontano da me, perché questa malattia non si conosceva e avevano paura ancora io gliela infettavo. Allora cerco di immaginare che infanzia che ho potuto trascorrere, che adolescenza, che giovinezza, anche la vecchiaia, perché no? Io se devo andare giù in piscina ho dei problemi, se devo andare a mare e spogliarmi ho dei problemi, ma non neanche tanto per me, per gli altri, perché non tutti conoscono questi tipi di malattie e a volte crea imbarazzo agli altri. Essendo io una persona molto molto sensibile, evito di creare problemi agli altri, soffrendo dentro di me. Però rispetto a tante sofferenze che io vedo e giro, perché io poi ho l'ACAB, l'associazione dei bambini malati da leucemia del mio paese, che io vado ogni qua volta tra un torneo e l'altro, vado, gli porto un po' di contributi, io mi ritengo infortunato, perché mi ritengo sano, perché mi autogestisco, sono autosufficiente, è un problema di pelle, non me ne frega niente. Rispetto a tanti poveri cristi che io vedo su barellati, basta andare all'Urzo, poi io San Giovanni Rotondo, capirà, il paese di Padre Pio, dove vengono pullman interi proprio di gente che hanno veramente bisogno dei miracoli, io mi sento un miracolato. E poi c'è un motto che per il burbero il dolore non ha né nazione né colore, pertanto io voglio bene a tutto il mondo. Proprio tutto il mondo. Queste, per esempio, ultimamente, per esempio, seguendo un po' i vari TG eccetera, per esempio la situazione che si sta creando in Russia e questo mi porta a sofferenza, perché il mondo potrebbe essere molto ma molto bello, perché se uno pensa, diciamo, solo agli interessi politici eccetera, rispetto alla vera sofferenza che c'è nel mondo di tanta gente veramente bisognosa, che sono quelli i veri valori della vita, perché la parola vita è una parola cortissima di quattro letterine, insomma, tutto qua. C'è ben poco da dire. Complimenti, grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Ti aspettiamo sempre qui con noi. Sempre, non mancherò, sarò un abitué come sempre. Grazie Matteo. Ciao. Grazie.